Ciao, ciao a tutti, ciao, insomma, comunque vi saluto, lo sapete. Oggi, preferiti del mese di settembre con Sissi, sapete che ormai facciamo questo video insieme e auguri Sissi, è il nostro primo anno insieme di questo video, davvero. Quindi questo mese, preferiti del mese di settembre, ragazze, è incredibile, i mesi stanno veramente volando e ogni volta che io registro un preferiti, magicamente mi ritrovo già al prossimo mese per registrarne un altro. Sembra ieri che abbia registrato quello di agosto, oggi mi trovo a registrare quello di settembre. Se non dico questa frase non sono contenta in ogni video, non so perché, comunque va bene, ok, basta. Iniziamo, ho davvero pochissime cose, non mi voglio perdere in chiacchiere, se questo video durerà 4 minuti al massimo sarà già un miracolo perché sono io che sono logorroica. Ok, lo sapete, sono entrata in fissa, come si dice? Non lo so, con questo rossetto, è quello che indosso, l'ho fatto vedere nel video haul, ve lo lascio qui da qualche parte. E niente, lo adoro, e questo che indosso è fantastico, ha anche dei brillantini, molto shimmer pur essendo comunque matte. Poi ragazzi, vi voglio raccontare una cosa molto simpatica, molto curiosa. Tempo fa ero con Francesco, tempo fa, qualche all'inizio, comunque inizio mese, ero con Francesco fuori in giro e abbiamo cenato fuori e stavamo passeggiando. Ad un certo punto, vicino a tanti negozi di cinesi ormai chiusi perché erano le 10 di sera più o meno, vedo per strada questo smalto a terra. Io cosa faccio? Paffete, lo prendo e dico: ma tu non l'avevi notato che c'era uno smalto per terra? E lui: no, non ci ho fatto caso, bambolina. E allora io l'ho preso, ho detto: no, guarda, me lo devo conservare, perché è bello, è un colore simile a quello che ho già a casa, però mi piace. Sono entrata veramente in fissa perché è molto delicato. Ho delle foto, ma sono struccata, non mi piaccio, quindi non le pubblico, vi dico soltanto che è molto carino. Lo indossavo anche in qualche video, quindi sì, forse l'avete visto. E poi quello che ho comprato io, che è davvero molto carino, è questo viola, che metterò a breve perché davvero finalmente sì, ragazzi, è autunno. Poi per quanto riguarda il make-up, è inutile che io vi dica sempre, questa palette la sto usando da agosto proprio ogni giorno, quotidianamente, fino ad ora, è sempre quella, la classica valigetta. Ho realizzato anche questo make-up. E niente, i gatti me la stanno rompendo a poco, quindi te la faccio fuori io prima che me la distruggano loro. E niente, poi lo sapete, io non promuovo mai, raramente nei video dei preferiti non faccio vedere mai cosa in realtà mi mandano le collaborazioni, se poi promuovo o non promuovo, perché vi faccio la recensione, bene o male sapete se l'ho promossa oppure l'ho bocciata. Ma mi stanno veramente piacendo tantissimo questi occhiali che mi ha inviato il rivenditore di Amazon, gli Ushawi. Ormai ci collaboro, per chi mi segue da molto tempo, ci collaboro ormai da un anno e mezzo. Ho organizzato diversi giveaway con questa persona e mi ha inviato stavolta questo paio di occhiali, li ha scelti lui, io non ho scelto un bel niente. E io ho scelto soltanto il colore, ecco, solo questo. E mi stanno davvero piacendo. Peccato che su di me sembra che io sia orba proprio, gli occhiali dei ciechi. Però mi piace perché sono fatti veramente talmente bene, i riflessi così belli, ma veramente, che ok, sono orba. Se io facessi una foto un po' tipo, scatta pure, sarei anche una grandissima pezza di bellissime ragazze, ecco. Però a me stanno piacendo, anche se non metto molto gli occhiali da sole per uscire perché me ne vergogno, insomma. Mi devono veramente piacere per metterli, però questi sono davvero belli. Infatti credo che l'anno prossimo, per andare al mare, ormai non è più periodo, li metterò. Con l'evento del mese, oltre alla maglietta che avete visto nel video haul, quella nera tutta particolare in pizzo, sono in fissa anche con questa maglietta. È la seconda volta che la metto e dovrò dire addio perché dopo questo video non potrò vederla più. Va bene, niente, vi mando davvero un grosso bacio, scusate se sembro tipo morta, ma ragazze, ho la voce bassa e non riesco più a parlare. Yeah! Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!